Giulio Andreotti, figura controversa, fuori luogo che una celebrazione nel centenario della sua nascita venga proposta agli studenti dall'ufficio scolastico, mentre avrebbe potuto essere legittimamente organizzata da un partito politico o da un'associazione. La CGIL di Sondrio, per bocca del segretario della FLC Antonella Turcatti, ha criticato l'iniziativa del dirigente Molinari. Momenti di formazione rivolti ai ragazzi, aggiunge la sindacalista, dovrebbero riguardare personalità di indiscutibile ed inequivocabile statura etica e integrità morale. Fatichiamo a ravvisare in Andreotti questi tratti. Su di lui non possiamo dimenticare che grava l'alone dell'imputazione per reati gravissimi, per i quali vi è stata prescrizione ma mai un'assoluzione. Insomma, fa intendere Turcatti, i giovani meritano altri riferimenti. Alla critica oggi ha risposto il provveditore aprendo la conferenza e rivolgendosi direttamente ai ragazzi. Queste cose, secondo me, offendono la mia intelligenza, l'intelligenza dei vostri insegnanti e la vostra intelligenza. Perché io credo e penso che gli studenti delle mie scuole e gli insegnanti delle mie scuole siano persone che hanno una propria capacità di ragionare, di ascoltare e di valutare. Il provveditore si dice dispiaciuto ma sereno per una polemica che sostiene non aveva motivo di esistere. I vostri insegnanti, prosegue parlando agli studenti, vi offrono gli strumenti per comprendere e giudicare le cose con spirito libero e mai a priori. Vi fidate sempre, in certi casi, di considerazioni preventive. Giudizi si danno dopo, quando si è fatta un'esperienza, e allora potete dire: sì, mi è stata utile, sì, mi è piaciuta, sì, ho condiviso, no, non ho condiviso quel punto, non mi è piaciuto, non l'ho ritenuto utile, non lo si fa dopo. Infine Molinari annuncia, a dicembre un incontro sarà dedicato ad un'altra grande personalità della storia politica italiana, il segretario del Partito Comunista Enrico Berlinguer, a 35 anni dalla sua morte. E nel 2020 si ricorderanno i 20 anni dalla scomparsa del leader del Partito Socialista Bettino Craxi.